Michele, che ne pensi del degrado dei termini? Amica? Amica, faccio un attimo foto. Siamo arrivati veramente nel cuore della manifestazione e il popolo dei termini ha incontrato il popolo dei residenti e dei commercianti, perché qua intorno ci sono sia le persone dei termini come Michela. Michela, di qualcosa che hai visto sta manifestazione qua. Lei. Amori miei, ecco l'amore mio. Che ne pensi di questa manifestazione, lo so? L'ho messa pure così. Appunto, si è messa pure in gingheri Michela oggi. Sì, perché io leggero di storia, si calma. Viaggio Berti è un casino. Alla mala sanità dell'Umberto I. Adesso la manifestazione passa nel punto nevralgico della stazione, l'Intralot. Questa è la zona più problematica. Vedete, infatti anche i commercianti sono usciti pure fuori dal negozio. Chiudono, vedi? Sì. Cioè, scusa, se ci stanno andando di non partecipi! Oddio, Dio! Michela è diventata capo corteo. Mettiti davanti, Michele, fai un po' di movimento. Vediamo le zone più nevralgiche. Che so questo, un po' la reazione. Dai, lì c'è il mercatino. Ci fa andare al mercatino. Anche il mercatino. Si sta creando un po' di tensione là. Questa è la passeggiata dei quartieri criminali, quella proprio. C'è la signora che fa per 5 sta bella avvelenata, c'ha ragione. La grande. La parola al signore. Grazie signore. Perché questo è un paese che ama la conflittualità ideologica, in virtù del pragmatismo. E ti sembra all'altezza del paese. Così non va. Massimo, questo ragazzo che sta facendo documentari. Sta facendo documentari. Ma da solo. Da solo è vestito bene pure. Cosa? Da solo è vestito elegante. Ah, grazie. Vedono i manifestanti dall'altra, una strada comunque bloccata. Ce l'hanno. È la prima volta che vedo Viaggiolitti senza traffico. Il ghetto sociale, culturale e immorale ed illegale. Stiamo arrivando proprio davanti alla stazione Termini.
momento neuralgico, sta abbacciando. Spettacolare quel porto, tra vietato, con tutti i letti, una meraviglia, con tutti i letti. Diciamola sta cosa, ci sono delle aree che sono vietate ai cittadini. Vietate perché te menano, te danno le bastonate, a me l'altro giorno mi hanno chiamato puttana, perché fai voto? Vedete, tanti dicono solo perché noi andiamo alle telecamere, ma allora andate dai cavoli suoi. Deve proteggerci, ci deve proteggere. Noi paghiamo la luce, il gas, il telefono, affitto, il mutuo, a scuola dei figli, e mense. Noi paghiamo tu, seta, noi paghiamo tutto. Ma può essere che mio figlio, io devo stare fino alle 5 di mattina a pensare che mio figlio è stato aggredito da qualcuno. Solo perché torna a casa magari. No, ma poi, se tu ti fai del male e cascano per terra, questi si sono. Ti fai a galera e ti tacciano di razzismo perché lui si è fatto male, perché mio figlio è alto così, se ti dà un pugno per difendersi, ti fa male. La situazione avanza, però a noi potrebbero esserci un po' di ostruzione e difficoltà, Basta degrado, basta illegalità! Siamo i soldati! Adesso è proprio l'arrivo, Mo c'è il Benevente, regà. Adesso si uniscono anche i senza tetto, perché anche i senza tetto vogliono la dignità, Sono disperati anche senza tetto naturalmente. Vogliamo rispetto! Vogliamo che vengano rispettati i nostri diritti di cittadini! Vogliamo che venga rispettato il nostro lavoro di imprese! Noi qui vogliamo lavoro! Vent'anni di parole, io non sono la potenza di Roma, basta! Un po' di incomprensioni perché non vogliono che si arrivi troppo vicino alla stazione, però i cittadini vogliono andarci. Vedete, loro non si stanno a fermare. Piazza 500, Roma 2023. No, pensavano che venivano fuori dei disordini, invece è stato tutto molto controllato. Basta, degrado, vogliamo sicurezza! Basta, degrado, vogliamo sicurezza! Basta, degrado, vogliamo sicurezza! Come la vedono gli abitanti di Termini? Degrado, vogliamo sicurezza! Non sto scherzando, guarda, gli abitanti di Termini. Volevano fare un po' di pulizia qua per dire no, ma non è così come dite voi. Il problema qual è? È che
si vuole nascondere sempre lo sporco sotto il tappeto anche all'ultimo momento. Poi c'è una manifestazione, siccome ci sono da questa parte tutti i turisti che stanno aspettando il taxi con file chilometriche, guardate, da qua fino a laggiù file chilometriche aspettano i taxi, persone che giustamente dormono qua. La manifestazione, la polizia a un certo punto ha detto dai, diamoci una rassettata, ma non te puoi dare una rassettata, il problema è proprio unico, cioè non è nulla in controllo e si è dimostrato adesso. Adesso si è fermata anche la parte dei taxi, vedete? Taxi non possono passare, proprio nella protesta bisogna creare un disservizio, altrimenti nessuno si interessa. Invece in questo momento pochi cittadini motivati hanno creato un disservizio e questo disservizio qua deve attirare attenzione a chi è preposto nel far controllare la situazione. Comunque è incredibile come a una manifestazione del genere non ci sia un personaggio politico o comunque un personaggio influente. Facciamo passare, passano i taxi. Ti sei fatto prendere pure te, perché poi a un certo punto che succede? Che ti fai coinvolgere, no, dalle persone, perché loro si arrabbiano e tu ti arrabbi con loro perché vorresti anche tu una situazione migliore. Ma stai a protesta contro il degrado? Oh, ciao! Oh, ciao, bello! Ciao! Sì. Michele, stai a protesta contro il degrado? Sì! Che io ti ho intervistato! Perché c'è la mala sanità! Ma no, questo è il degrado dell'Esquilino! Bravo! Ce l'hanno coi senza tetto, Michele! Che ne pensi? Di che cosa? Guarda il degrado, non che so, loro manifestano! Ah, il degrado di te? Sì! Io penso che il degrado è una cosa che accade in tutte le città italiane, e soprattutto negli ultimi 10, 12, 13, anche 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 29 anni. Ma ho visto che te c'è una bella rubrica su Instagram, non dei dischi. Ah, no, io non ce l'ho. Non ce l'hai tu? No, 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 mi hanno fregato il profilo. Ah! Quando tu scendi, tra virgolette, in guerra, devi scendere pensando che è una guerra, non è una passeggiata di salute, se no non c'hai voglia di cambiamento. Cioè l'Esquilino, se vuole vedere il cambiamento, deve farsi sentire.